Allora, volevo provare qua per mezz'oretta, più o meno. Vediamo un po' se tutto va bene. Allora, ho fatto il grande passo. Sinceramente ho sentito da molti che OBS è meglio di Streamlabs, ho sentito da molti. Adesso proviamo, non so ancora dirvelo. So solo che mannaggia, ci è impiegato un bel po' a metterlo a posto. Ho cominciato dalle 4 alle alle 6, tipo, fino alle 7, mamma mia. Sì, perché ho cominciato alle 16, alle 19, mizzica. Vabbè, dovrebbe andare meglio tutto. Proviamo a fare qualcosa. Poi domani facciamo già in scena, lo so che oggi ho fatto molto. Purtroppo ho fatto molto Wackfest. Comunque anche lì, nel senso che anche lì ho guardato su YouTube di nuovo. Il problema dovrebbe essere un plugin che ho installato tempo fa. Il problema è che questo plugin ho installato molto dopo. Molto molto dopo di del prima, scusate, molto molto prima degli stream che abbiamo fatto. Sarà già da 3 mesi che ho quel plugin lì, però ho sentito che quel plugin lì può corrompere i profili. Ma se esiste un plugin così, perché non lo cancellano? Vabbè, in ogni caso proviamo a fare qualcosa, vediamo un po' come funziona, come va. Diciamo che è più macchinoso, però molte cose ci stanno, molte cose. Poi fa è facile importi la roba e non so, adesso vediamo. Adesso che ho messo è che l'audio sia per i VOD sia per e vede tutto in uno, tanto facciamo sempre un copyright music, no? Adesso vediamo, vabbè. Voglio vedere se l'album non dovrebbe l'album, però. Adesso sembra che va abbastanza. Il mio gioco gira molto più veloce di questo. L'ho aumentato anche io. Dobbiamo distruggere 3 persone. Una hitra di questo. E qua non so come spaccare 3 persone. Dovremmo, secondo me, posso dire, una macchina più grossa. Ok. L'unica cosa che non mi piace della live è che non sembra in forma. Datemi un secondo. Qui sono da voi. Tanto voi qua le impostazioni non le vedete neanche. Che ho messo 1280, ho messo 30 fps, lo sarà il bitrate che non andrà.
Dobbiamo mettere in, perché allora low è 4100. Ho guardato su internet quello consigliato, così dovrebbe andare, niente di strano. Speriamo che riusciamo a spaccare qualcuno. Così. Se non riusciamo a fare questa roba dei wreck, ci intaschiamo soldi lì. Devo solo provare come funziona. Per andare sta bene. Nessun problema. Invece che dispiace appunto che ho dovuto fare una roba assurda. Per farlo andare. Nel senso che non è colpa del programma, è colpa così in generale, colpa della sfortuna. Speriamo solo che su YouTube funziona. Vediamo. Se poi ci possiamo riprendere finalmente ci possiamo riprendere finalmente giornate tranquille. Domani non ci sono niente. Dobbiamo proprio sostituire queste chilate. Più che altro voglio arrivare a livello 50 adesso. Quindi se riusciamo ad arrivare a livello 50 in sto stream, sono contento. Qui c'è un pasticcio. Ah, ce n'è uno fermo. Si è già messo. Mi sa che per fare sta roba qua devo una fortuna in mano. Cioè devi trovarne uno qua che è mezzo distrutto, tutto fuori, ce n'è uno di portarlo. Però non so se riesco, mi sa che è dopo il traguardo. Non è dopo il traguardo. Ah no! No, l'ho già fatto quello di spinato in fondo. Ok, niente allora. Proverò a mettere a posto come si dice, proverò a mettere a posto gli FPS, nel senso che terrò 30, sai che il problema è quello, sai che il problema è proprio quello. Perché prima mi tenevo a 29,94. Quindi era un po' così, cioè nel senso che andavo e facevo. Spero che vi piaccia il nuovo parallelo. L'ho cambiato, ci ho impiegato un po'. È tutto diverso, mi devo abituare. 40, ci diamo 40 minutes, cavolo. E devo prendere un'auto europea forte, però anche tutte le auto europee sono leggere, non so che non ho la minima idea di che cavolo devo fare. Solo riuscissi a prendermene uno qua. Però il tempo che arriva sono già ripartiti.
anche lui. Che cosa? Non so cosa dire se su YouTube non va. Scriverò su community feed che per un po' mettono in pausa i VOD di YouTube, perché sinceramente preferisco non farvi vedere i VOD se non si sente cosa serve. Poi magari fa come sempre, si rimette a posto dopo un po'. Non so cosa dire sinceramente. È un po' strano sto tracciato, non so perché hanno fatto sto coso di braccio nuovo, perché la macchina è qualcosa di cosa. C'è Natura Time, ha preso il culo. Ah, forse magari conviene prendere un altro chip pesante quando è un motore, forse non ho la minima idea. Magari ci sono dei tutorial online come fare queste gare, sono particolarmente difficili. Questo è quasi morto, però come cosa vuoi farci? Lattiti. Cosa vuoi farci? Che poi devi vincere anche, quindi devi ripetere 3.000 volte la missione, qualcosa. Poi vediamo. Siamo già al quinto giro, secondo me non ci riusciamo. Eccolo. Il nostro nemico numero uno. Abbiamo fatto i Wrecking Assist, però i Wrecking Assist, cavolo, dovrebbero contare. Non è giusto. No, seriamente, non è giusto. I Wrecking Assist, secondo me, i Wrecking Assist devono contare. I Wrecking Assist. Ci vuole tempo già in alto. Cosa vuoi farci? Ah, che peccato. Adesso riusciremo a completare la gara o arriviamo al secondo posto? Questa gara qua ci ha impiegato un sacco di tempo l'ultima volta a fare gli spin out e è stato ha vinto lui, niente da fare, va bene lo stesso. Io nel frattempo, visto che abbiamo riavviato, mi diverto un po' qua a fare. Audio uscita diretta. Proviamo, aspettate un attimo che apro un attimo qua. Così mi sento un po' più sicuro. Ok. Ok, ricevuto. Proviamo a rimettere questo qua, così. Non so se si applica sullo stream che stiamo facendo, però quello lì del coso automatico funziona anche qui alla grande. L'unica cosa che ho fatto è ho convertito appunto il menu, eccetera. Non ho fatto nient'altro di interessante, diciamo. Vabbè,
adesso lo stream sembra andare un pochettino meglio. Proviamo a mettere cose. Tanto la base è che dobbiamo arrivare al livello 50, quindi oggi la stream chill. È strano perché ho discusso un po' con la regia. Dico la regia. Ho discusso un po' con la regia e mi è arrivato il consiglio che magari voi lo sentite lo stream. Qua nei VOD sono solo io che ho problemi con la linea. Però questo io non lo so. Quindi anche lì sono perso. In una landa oscura sono perso. Sì. Va bene. Se qui ci vuole fortuna, poi succede quello. No, più che fortuna, se fosse ho capito, più che fortuna devo frenare, aspettarlo. No, più adesso. Che abbiamo una macchina piccola, ma con le modifiche che abbiamo fatto non è affatto male. So che hai tipo quei bestiali lì e ti dici cavolo, ah cavolo, potrei andare addosso a quello, buonanotte. E a sto punto che prendiamo un'auto C tipo Madiga e sbattiamo tutti fuori, non so cosa dire. E poi la rifacciamo l'autobista, no? L'unica cosa che posso pensare è che perché qua siamo al punto giro, MOP possiamo farlo fuori sicuramente, però non so. Ah, guarda un po', no, si è ucciso da solo, accennatura time, ricordo fuori. Ah, sì, ma sei proprio un pizzo. Scusa, ho fatto le vie. Grazie, Natural Time. Il nostro nemico numero uno diventa il nostro migliore amico. Se qualcuno ci prende il piede. Aspetta. Questo non mi fido tanto perché veramente Natural Time te sbatte fuori. Cioè le sue idee te sbatte fuori. Aspetta, vai, tagli il traguardo, please. Thank you. Alex in the store. Da tanti soldi sto evento, però è difficile. Difficile. Siamo di nuovo qua, con una stella sola. La chat si vede tutto normale, addirittura c'erano dei plugin in più che vanno molto
Bene, io mi trovo molto bene con quei plugin. La musica c'è sempre. L'unica cosa che ho cambiato è l'overlay. Se qualcuno dona o fa qualcosa si sente meglio. È una grande cosa. Io sono contento di aver cambiato, spero veramente che serva qualcosa. L'unica cosa è che noto che non è molto fluido la live, quello l'ho notato anch'io. E quindi mi sa che comunque abbiamo solo più eventi difficili da fare. Quando mi metto a fare le gare da. Dai, proviamo a fare una quick race. Magari prendiamo un ultimo prestito. Tanto per provare. Proviamo la Star Beast. No, prendiamo la. Volevo qualcosa a metà metà. La Hammerhead. La Hammer. Qui è sempre Amateur. Perfetto. Così proviamo anche nuove piste, nuove cose. Adesso vediamo un po' la live come va, poi appunto io poi devo andare a dormire. Anzi, dovrei andare a dormire tra 3 minuti. Non mi va di andare a dormire alle 22. Giusto per vedere cosa combina. Pasticcio mettere a posto le parole sotto. Vedete che sotto c'è scritto follow e c'è scritto ragazzo di ninja sotto a sinistra. Quello lì dove c'è il cuoricino. Ecco, ci è voluto un pasticcio in mano per mettere la parola, eccetera. Però lo stesso. Ma tu trami, ragazzi, che veramente. Cos'è questo? No, niente, stavo guardando una cosa con il menu. La cosa assurda è che mi trovavo bene con Streamlabs, però come sempre, sembra che una volta all'anno arriverò un pasticcio. È veramente un pasticcio. Vabbè. Se poi ce la caviamo con Obiettivo. Stretta sarà. Ah, c'è la nostra. La nella CT che avevo sbagliato, ma la mia macchina proprio lì. Sì, possiamo dirlo benissimo, la sbagliata la mia macchina proprio lì. Vai, la vetta. Mi piace tanto. La Slayer GT è troppo veloce, non mi piace per quello. Però va bene lo stesso. Anzi, meglio che va veloce. Quello sì, se andasse piano. E quel crash out me l'ha contato, no? Se no non me lo conta. Peccato. Scusa.
Perché abbiamo vinto. Bella sta pista. Mi piace tanto. Sembra quella di Dirt. Sembra proprio quella di Dirt 5. Io non ce l'ho Dirt 5. Ma ho visto dei video. Sembra proprio quella. Boom. Di Dirt 5. La macchina non è male. Ce l'abbiamo anche noi. Di un altro colore. Però. E meno potenziato. Cioè nel senso. È dalla Destruction Derby sta macchina. Come va l'audio? Va l'audio? Per andare va. Non so che dire. Mamma mia. Se. Ultima gara. Solo un attimo. Nothing clean stable. No, stavo guardando gli FPS perché devo mettere a posto un po' il bitrate, che appunto come dicevo prima io l'ho messo, c'è un sito Handy Dandy che si chiama Bitrate Calculator, se vi serve poi mettete i mega e poi vi calcola il bitrate, niente di che. Stavo guardando che qua, cioè sto guardando che su internet dicono che il migliore è 3000, però ho notato che 2005 tira abbastanza. Insomma, mentre siamo in live con voi, mi tenete compagnia, cerco qua. Into YouTube, please. C'è 60 fps. Ho provato 60 fps, ragazzi, ma lagga un pochettino. Vediamo invece così, almeno non stiamo qua in compagnia, vediamo invece qua cosa dice. Allora qua dice sul sito di Twitch che se fai 720 30 devi mettere il bitrate almeno a 3000. E invece col bitrate calculator, se metto la mia tutta la mia roba eccetera, ci devo mettere 4000. Sì, basta, cercate su Twitch, cercate qui è stream.twitch.tv/encoding e ti dice tutti i bitrate. Invece qua siamo su bitrate calculator. E se metto 30 lui dice che devi avere low 2184. Io ho messo 3000.
3.000 però sembra quasi troppo. Proviamo 2.750 e poi lasciamo perdere lo stream per oggi. Se avete domande come faccio a girare o non girare lo stream, ditemi. Adesso facciamo un saluto. A questo punto so perché mi trovo bene con come si chiama? Con 29 FP, 29.97 FPS, non so perché la live tirava. Ah, qua ti dice pure il coso del bitrate, interessante. OBS dice che il bitrate massimo che dovresti usare è 6.000. Io ho messo 2.750. E niente, nel senso che grazie per avermi visto e proviamo se va su YouTube. Se non vi piace qualcosa eccetera, ditelo a me. Sinceramente va bene anche come ho messo le cose sotto. Mi piace la telecamera, è un bijou. Questo l'ho tenuto, quello lì degli on-lap eccetera, l'ho tenuto. Quando mettiamo una musica usiamo quello. E questo qui per le donazioni. Anche quello lì per adesso lo tengo. Vabbè, adesso proviamo. C'è questa impostazione, avvia la fotocamera virtuale, che non ho la minima idea. Cosa vuol dire? Scusate. Vabbè, proveremo anche qua. Grazie. Proviamo secondo fare un be right back. Va benissimo. Esco solo da breakfast. Esci. Ci sta. A meno che la cosa che non gli va tanto, eccetera, è sempre la solita che devo. Perché ho messo cattura a gioco. Io, al posto di registro schermo. Non ho la minima idea se è quello o no. Adesso poi vedo. Di modificarlo prima di andare a dormire, ma 5 minuti non sto tutta la sera. Ciao, ci vediamo. Ciao a tutti.